la sveglia sta suonando, ma fatela tacere, perché di andare a scuola proprio voglia non ne ho. Alzarsi così presto non è poi salutare. Ragazzi, prima o poi mi ammalerò. Dall'aperitivo al dolce, una sola regola, quella da rispettare nel cooking show a Castellaneta: usare solo uva da tavola prodotta nel territorio. Iniziativa inserita nell'ambito della Sagra dell'Uva, organizzata dal Comune di Castellaneta e dal GAL Luoghi del Mito, ha visto nell'auditorium di Castellaneta cuochi, aspiranti tali e principianti allo sbaraglio cimentarsi in questa impresa per dare vita ad un cooking show ad alta gradazione zuccherina, in autentico stile prova del cuoco. Protagonisti, sindaci, imprenditori e tecnici provenienti dai 7 comuni del versante occidentale della provincia di Taranto, con l'innesto di 16 giovani studenti degli istituti Perrone di Castellaneta e Mondelli di Massafra. Ospite d'onore il noto chef pugliese Pasquale Fatalino, giunto direttamente dal programma Rai condotto dalla Clerici. Nelle pietanze preparate solo uva, quindi, da tavola, bacca bianca o nera combinata con gli altri prodotti del territorio per comporre portate in grado di stupire la giuria. Il cooking show ha visto due momenti. Nel corso del primo si sono confrontati gli alunni del Perrone e del Mondelli, divisi in due squadre da 8 elementi ciascuna, 4 alle pentole e 4 a servire alla prima giuria, composta dai sindaci che a loro volta sono stati protagonisti nella fase successiva. Io stasera ovviamente devo rispettare perché non riuscirò a dare soddisfazione. No, veramente buono, quindi. La squadra dei primi cittadini, dei tecnici e imprenditori, tutti quanti provenienti dai 7 comuni di Castellaneta, Palagianello, La Terza, Ginosa, Mottola, Palagiano e Massafra. Nella seconda giuria anche il presidente del GAL Luoghi del Mito, Paolo Nigro, e i dirigenti del Perrone e Mondelli, rispettivamente il professor Vincenzo Calabrese ed il professor Vito Giuseppe Leopardo, nonché lo chef Pasquale Fatalino. La serata è stata condotta dalla giornalista Nicola Pastore e dal cabarettista Pierluigi Patimo.